anno nuovo ma trasmissione vecchia, quindi il commento di Stefano Buson. Più su. Ma non è quello venuto da noi ospite? Non portiamo bene più. Ti basterebbe un no e la felicità scoppia dentro di te. Ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio come tutti i lunedì su Video Star per parlare di Serie D e di eccellenza. Per farlo insieme ai nostri ospiti che andiamo a presentarvi più tardi perché sono in ritardo, la famiglia Magrin è in viaggio e sta arrivando, poi vedremo se è colpa di Marino, papà o del figlio Michele. Intanto però naturalmente vi presento chi c'è qui con me in studio: Daniele Passamonti, buonasera, Stefano Bruson e Clara Campi, che ha una maglia particolare gloriosa. Questa sera, gloriosa, e poi vi diremo anche perché. Intanto saluto in collegamento Bobo e Giulio nell'altro studio. Ciao, ciao Bobo, buonasera, ciao a tutti. Ciao, buonasera. Clara, che ha indosso la maglia del Livorno, non è naturalmente una squadra di queste categorie, ma è una squadra alla quale noi volevamo esprimere la nostra solidarietà, non solo e non tanto alla società, quanto a Pier Mario Morosini per quanto è successo sabato incresciosamente da parte di alcuni tifosi del Verona. Sottolineiamo alcuni, questo non è una scusante, il fatto che fossero pochi non rende meno increscioso quello che è successo, cioè i cori contro Pier Mario Morosini, che ricordiamo è morto proprio quest'anno in campo con la maglia del Livorno. Noi però passiamo naturalmente a parlare di calcio giocato e partiamo con la nostra Serie D. Andiamo a vedere i risultati perché ce ne sono alcuni particolarmente interessanti e poi naturalmente Stefano si scatenerà nel suo commento. La Cremonese ha ripreso la corsa, l'ha fatto già in Coppa Italia andando a vincere mercoledì sul campo del Caravaggio e ha ripreso dopo il pareggio di settimana scorsa anche per quel che riguarda il campionato, quindi Cremonese che continua a vincere e chi insegue invece non riesce a stare al passo perché il Pergolettese ha perso proprio a Caravaggio per 1-0 e il Pontisola invece ha raggiunto al secondo posto proprio il Pergolettese, quindi ci sono una coppia di squadre che sta inseguendo la capolista. Eccoli qui i risultati. C'è stata la vittoria della Aurora Seriate sul Seregno, col Seregno che ha perso un'altra occasione, visto che ha sbagliato anche un rigore, la Pergolettese che è andata a perdere sul campo del Caravaggio 1-0, la Cremonese che ha vinto sul campo della Castellana 2-0, il 3-1 del Mappello Bonate col bellissimo gol di Sorti che vi faremo vedere, che è andato a vincere 3-1 sul campo del Darfo. Ha vinto ancora anche l'Olginatese sul campo del Fersen Perginese, 4-1 dell'Eco col Trento, 2-1 del Pontisola col Mezzo Corona, 2-2 nell'attesissimo Sant'Angelo Pro Sesto, poi ci faremo fare il resoconto da Bobo che era presente. L'Alzano Cene in fila la seconda vittoria in Trentino sul campo del San Giorgio 2-1 e poi il Voghera che ha vinto 3-0 con l'Atletico Montichiari. Ecco qui la classifica con la Cremonese sempre in testa, 25 ormai i punti della squadra di Cotta, inseguita da Pontisola e Pergolettese a 20, Olginatese a 19, Voghera a 16, poi si staccano un po' tutte le altre. Lecco, Aurora Seriate, Caravaggio e Pro Sesto a 12, Seregno a 11, Mappello, Alzano e Montichiari a 10, Darfo e Mezzocorona a 9, poi Folgore Perginese, San Giorgio e Castellana a 8, Sant'Angelo a 6 e chiude il Trento, sempre in crisi più nera. Si parla, si vocifera di una possibilità di Melosi al Trento, giusto? Sì, si parlava anche, di più che dell'allenatore. Io onestamente ho sentito qualche rinforzo a centrocampo puntando sui giocatori, però sappiamo che il Trento ci abitua a 4 cambi di allenatore all'anno, siamo solo a 2, quindi potrebbe succedere. Tempo, tu dici. Sì, Melosi sicuramente accetterà, a tanto mercato anche in Lombardia, solo se avrà una squadra molto rinforzata, non certo per andare a restare ultimo in classifica. Lasciamo però commentare quanto è successo a Stefano Bruson e a lui appunto il commento di giornata. La regia. Tutti matti, corriamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affitti, spariamo dei sorrisi. Signori, è ufficiale, siamo tutti matti. Non è così? Sicuri? A me sembra il contrario. Vi racconto. 1. Paolo Donini, presidente AIA di Bergamo, denuncia una crescente violenza nei confronti delle giacchette nere. Dice: ragazzi di 18-20 anni non più sereni, ma addirittura con la paura addosso ad ogni arrivo al campo. 2. Campionato Serie B, Livorno-Verona. Tifosi veneti,
per fortuna una minoranza, che urlano cori contro Morosini. 3. Inghilterra, Serbia, under 21, cori razzisti contro il giocatore inglese di colore Danny Rose, che alla fine, esasperato, tira il pallone verso le tribune e viene espulso lui. Dirà in post partita: mi hanno tirato addosso pietre, monetine, oggetti vari, non ce la facevo più. Mi basta? No. A fine match, gruppo di tifosi serbi invade il campo, rissa collettiva, con il vice allenatore inglese colpito alla testa da una testata di chi? Il mister serbo Milutinovic. Come dite? Fermati qui, ti preghiamo. Ancora una. 4. Tifosi napoletani a Torino devastano settore ospiti spaccando bagni e sedie. Va bene che il motto è beato chi so fa er so fa, ma prima o devi da pagare. Va bene la crisi, allora la domenica passi all'IKEA, non rompi allo stadio, trovi bagni e sedie al prezzo che vuoi. Ah, guardate, per fortuna che ci sono anche dei matti ancora sani. I nomi? Salandra, doppietta al mezzo corona e Pontisola al secondo posto. Castagna, doppietta al Trento, ottavo gol per lui, e Lecco che viaggia ormai alla grande. Spampatti, 9 gol in 9 gare, San Gheorghe, Nalzano 1-2 e Bergamaschi che non perdono più da un mese. Donghi, 2 gol anche per lui, Fersina Oginatese 1-2, Lecchesi terzi e imbattuti, e disfatta totale per le 4 compagini trentine. Pellegris, chi si rivede? Darfo Mapello 1-3, Bolis e compagnia oggi fuori dai guai. Sonzogni, Caravaggio per Cretese 1-0, Cremaschi alla prima sconfitta e mister Crotti che gode anche per una sua piccola vendetta. Cortinovis, i pazzi barasini si esaltano con le grandi, mettono sotto la prosesto dell'ex Cortellazzi, passano con Asme e Bigatti, ma al 48esimo lui fa 2-2. Razzicchi, Seregno in vantaggio a Seriate, sbaglia un rigore con Selvatico e lui e Di Maio fanno il sorpasso 2-1 e unplaying delle 5 bergamasche. Gaburro, veronese, a fine gara sfoggia la maglietta Ciao Mario 25 e si scusa dei fatti di Livorno-Verona, ma poi tifosi del Seregno invadono il settore locale. Baruffe, tafferugli, carabinieri e via così. Eh sì, siamo tutti matti. Siamo tutti matti, siamo però puntuali adesso perché sono arrivati i nostri ospiti. Io li faccio entrare in diretta così almeno li vediamo anche sfilare. Marino Magrini e Michele Magrini, potete venire tranquillamente. Poi vi tiriamo le orecchie, assolutamente, prego. Poi decideremo ci faremo dire anche di chi è la colpa. Non ti sente nessuno, non ti sente nessuno perché non c'è, sei microfonato. No, è un piacere, così vedono a casa che siamo in diretta pura. Assolutamente sì, però visto che ci sono delle questioni tecniche da sistemare, noi vediamo quello che è successo a Lecco, fra Lecco e Trento, che di gol ce ne sono parecchi, così intanto li microfoniamo. Ferrarese sulla sinistra che potrebbe andare sul fondo, mette un bel cross Ferrarese, anticipa tutti i Mignanelli. Va Mario, basta la battuta, Ziedu di tacco sul primo palo, la palla è in area piccola, arriva Uggè di testa, Ziedu segna ed è l'1-0 per i blucelesti. Martina Ziedu sul cross di Roberto Rudi in propensione offensiva, sulle conseguenze del calcio d'angolo battuto da Mario Chessa. La palla è filtrata dopo un calcio d'angolo dello stesso Asiedu, dalla parte opposta è arrivato Rudi, ha rimesso la palla in area e Asiedu di testa ha insaccato al 7° minuto di gioco. Ora Mignanelli sulla sinistra riesce a tenere la palla in campo e sul fondo Mignanelli rientra sul destro, il cross basso e Castagna riesce ad anticipare per un attimo Sforzini. Salta un uomo, serve Asiedu in posizione centrale, il servizio di Asiedu in area, Castagna torna in possesso, Redaelli davanti alla linea di rigore, tentativo del terzino blu celeste che può andare, passa la linea di metà campo, è solo contro due, arriva quasi al limite dell'area di rigore, subisce un contrasto, c'è il numero 9 che trova la conclusione col fischio dell'arbitro, bella la palla in area, non siamo negli ultimi 5 minuti, Asiedu intercetta un buon pallone per Rotta, Rotta serve Castagna, Castagna si presenta in area, Castagna, il toro lì ci batte da 2-0 per il Lecco.
bellissima l'azione di Cotto a piede dei blu celesti. Asiedo ha intercettato la sfera poco oltre la linea di metà campo, ha servito Andrea Rota che non ci ha pensato un attimo a dare la sfera ad Davide Castagna, che presentatosi in area si è fatto beffe del tentativo di Wang in ripiegamento e ha infilato. Dos Santos col destro, palla sopra la traversa, palla, l'arbitro non fischia, c'è il tentativo del Trento dalla destra. Frarese torna sulla sfera, ancora Vedelli su di lui, di destro il cross, il passaggio per Rota, c'è Chessa, però il tentativo di Mario Chessa ed è il triplete dell'attacco blu celeste. Chi ha visto ieri sera la rete di Candreva, questa è molto più bella. Mario Chessa. Difesa del Trento sul pressing di Asiedu. Asiedu sulla destra per Rota. Rota in area, la palla dietro. Mignarelli adesso ha ribaltato totalmente l'azione in posizione offensiva. Poi dalla tre quarti, poi il tentativo centrale. Asiedu avanza, lancia Mignarelli sulla sinistra. Mignarelli attende Asiedu che entra in area e c'è il rigore netto su Martin Asiedu. Rigore netto su Martin Asiedu, ben servito in area di rigore da Mignarelli. Castagna appunto la battuta, si attende il fischio del signor Mansi, parte Davide e c'è la rete del 4-0 blu celeste. Il toro di Civate va a segno sotto la curva nord. Davide Castagna! Inutile dire che Davide è andato sotto la nord a esultare e adesso va in panchina a festeggiare. Sulla destra Vaglio lancia in piena area di rigore Riccardo Poi entra in area, potrebbe saltare anche il portiere, spalla la porta Riccardo Poi, servizio in area per Acquaro che si libera di Rudi, la palla centro e c'è la rete di Ferrarese sulla bandierina. Vediamo il cross bello del numero 9 blu celeste, la palla dalla parte opposta per Asiedu. Vaglio sulla destra, cross basso in area, esce Rossi ma sbaglia l'intervento, va alla conclusione. Eccoci qui, stavamo chiacchierando di quello che è successo, mi stavo sincerando che si fossero preparati, vabbè Michele, assolutamente sì, per forza, questo campionato lo fai, però so che qualche impegno, Marino, in più ce l'hai anche tu quest'anno, perché se mi mate sotto pancia adesso dalla regia. Sì, intanto dico buonasera a tutti e scusate il ritardo perché non è dei nostri, la famiglia Magrin che arriva in ritardo, però con consuetudine è arrivato questa sera. Però asfaltano le strade a quest'ora. Parte di scherzo, mi scuso con voi, soprattutto qui telespettatori. Ecco, e quindi vi ringrazio di averci aspettato, ma soprattutto grazie di questo invito. Sono a vostra disposizione, io non so Michele, ma penso che dopo la vittoria di ieri si è tirato su, perché sai, qualche domenica quando arriva a casa il figlio che i risultati non sono proprio corretti, lì insomma mi sembra di rivedere a me anni addietro che non si riusciva a dormire la domenica fino al martedì, la ripresa degli allenamenti. Ma vai a vederlo spesso? Ma io non sempre, però diciamo che quest'anno sono state queste due o tre partite casalinghe che l'ho seguito, sì. Il Caravaggio, dopo naturalmente certo, c'è lui, mi fa piacere. Di solito, come voi sapete, durante l'annata, anche gli altri anni, devo sempre vedere questa categoria. Per quanto riguarda, bisogna sempre essere competenti anche per magari se c'è la possibilità di un richiamo. Questo non è mai avvenuto e mi dispiace che anche quest'anno non potrà venire, dato che ho già firmato per una squadra che dopo magari... Una squadretta. Anche... Certo. Che tra l'altro è una domanda che viene rovesciata a padre e figlio, perché non è una cosa normale vederli finalmente a fianco padre e figlio. Tu vai a vedere spesso, dicevi, qualche volta quando poi è tuo figlio. Certo. Sei... come si dice, il primo critico di tuo figlio o quando c'è da fare un complimento glielo fai? E chiedo poi a tuo figlio, cosa vuol dire giocare e sai che un padre famoso nel tuo stesso settore ti guarda? Allora no, beh, ma non c'è problema perché come voi sapete io ho fatto anche tutti i corsi del master, no, del settore giovanile per quanto riguarda anche gli allenatori, quindi ho preso quello di terza, quello di seconda, dopo mi sono... Così ho preso anche il master a Coverciano, che per me è molto importante. Però cosa c'è? Io l'ho seguito purtroppo non spesso nel settore giovanile dell'Atalanta, però lì mi permettevo di dire qualche mia opinione, diciamo, nel senso che magari lui è sempre stato un giocatore tecnico, diciamo, prima che arriva il pallone lui sapeva già magari dove appoggiarlo al compagno, quindi infatti era un playmaker basso, così lo faceva giocare nel settore giovanile dell'Atalanta.
Era io mi permettevo qualche volta di dire, sì Michele, sei bravo sotto l'aspetto tecnico, però questo non si discute. Però qualche volta sarebbe bello che fai anche qualche inserimento centrale, no? Magari anche andare alla conclusione, secondo me, perché un ragazzino penso che sia anche importante, si lavora tutta la settimana, però penso l'obiettivo principale è anche realizzare il gol, che noi vediamo i gol e insomma ti viene ad esultare, no? E allora lui mi diceva, no, lui mi diceva questo, non so se correggimi se sbaglio, mi diceva, però purtroppo fa il mister vuole così, benissimo, quindi sai com'è, quindi ogni allenatore ha le sue idee, c'è la loro personalità e quindi non mi permettevo di niente. Con l'età è maturato, io in questo momento non mi sento proprio di dire niente, infatti non mi permetto mai di dire niente, dico solo la domenica com'è andata, ma soprattutto come stai sotto l'aspetto fisico, tutto qui. Quindi non è il papà che è attaccato alla rete che urla. No, assolutamente. Vabbè, avendo avuto anche esperienza calcistica, non è un papà fanatico, sì, certo. Ci mancherebbe. No, magari il settore giovanile subivo un po' il paragone, adesso sono diventato uomo, quindi certo. non mi pesa più niente, anzi mi fa piacere che viene a vedere la partita da genitore. Sulla voce, va bene però, così. Non dà commenti. In che senso, scusa? Se canti bene, canti male. No, anche quella, sapete, anche questa. Lui mi sa che preferisce che gioco a calcio rispetto a no. Tuo figlio ha passato sotto fondo da noi in una voce splendida. Sì. E ti ringrazio anche, perché ho seguito in diretta. Sì, sì, no, seguito abbiamo in diretta, un'altra sorpresa, non ti preoccupare, non finisce qui perché non parleremo solo di calcio. Però dunque torniamo bene a quello, visto che la trasmissione si chiama così. Abbiamo visto le immagini dell'Ecco e della vittoria, della splendida vittoria dell'Ecco sul Trento. Trento è sempre più in crisi nera, l'Ecco che invece sta andando a gonfie vele. Sentiamo il mister Fiorenzo Roncari che ha commentato comunque in modo non particolarmente soddisfatto questo 4-1 della sua squadra. Direi che contrariamente alle altre partite siamo sicuramente felici per il risultato, perché è innegabile. Dobbiamo fare qualcosa di più dal punto di vista della qualità. Non siamo stati particolarmente brillanti, forse abbiamo tenuto i ritmi troppo bassi, abbiamo pensato ad un possesso palla che comunque ci ha penalizzato, perché siamo stati veramente troppo lenti, macchinosi nella circolazione della palla. Proprio, diciamo, abbiamo vinto ma non sono particolarmente soddisfatto, sono stato più soddisfatto in altre occasioni, però direi che farei la firma tutto l'anno, no? Poi non si può essere però sempre soddisfatti del lavoro che si fa, il risultato conta. Preferivo ottenerlo con una prestazione migliore. Non si è mai contenti, cioè, vince 4-1, però ha naturalmente ringrazio gli amici di Lecco Channel per le immagini, le sintesi prima e quelle delle interviste. Ipercritico. Si è fatto un discorso per smorzare un attimino i toni, magari anche l'entusiasmo. Però secondo me i giocatori vivono anche di entusiasmo e quindi è importante anche dire bravi quando uno è bravo. 4-1 penso che sia un risultato che ogni domenica uno vorrebbe fare. Un giocatore. Voi avete recuperato un po' di entusiasmo, perché comunque venivate da due sconfitte meritate, perché sia quello della Voghera in casa 7 giorni fa, che poi in settimanale con la Coppa Italia, con la Caronnese, vi trovate di fronte una Pergolettese, seconda forza del campionato, imbattuta, 1-0, arrivato come si è arrivato, sicuramente da morale. Certo, hai detto bene, infatti le difficoltà servono anche per migliorarsi, noi siamo secondo me un gruppo di ragazzi preparati, anche diciamo intelligenti sotto l'aspetto calcistico, e quindi sappiamo che ogni giorno bisogna lavorare bene per poi trovare i risultati la domenica, e ci siamo riusciti ieri con la seconda in classifica, quindi un buon risultato. Tra l'altro, cioè, non è che vi aspetta un prossimo turno di quelli con la prima, bisogna rifarsi la Coppa Italia, la prima che avete beccato in Coppa Italia. C'erano molte assenze sia per voi che per loro, per cui è stata una partita abbastanza interlocutoria, non sarà uguale poi a Caronno domenica. Sì, sì, formazioni piene, anche se noi dobbiamo ancora recuperare qualche elemento, diciamo, però sarà tutta un'altra gara, ecco. Io non mi sono neanche ricordata né di dire di Facebook né di ricordare ma 3, 4, loro 8, lo sanno comunque, ma di mandarci i messaggi. Oggi è bellissima,
Mi omaggio a Marino Magrin. Io vorrei, complimenti. È possibile un primo piano dei nostri cameraman? Guardate le unghie di Clara. Sono bianco-nere in maniera fantastica. Guardate, bravissimo il cameraman. Riesce in primo piano, fantastico. Guardate che unghie. Pensate. Sono zebrate. Però era assolutamente intenzionato. Sì. Comunque complimenti, dai. Complimenti, complimenti. E adesso leggo i messaggi. Allora, già scritto Stefano Gotti. Un saluto grande a Mr. Magrin e a Michele. Vabbè, grazie, salutiamo. Messaggio banale, però vi salutiamo. Fa sempre piacere i saluti. Esatto, poi dopo abbiamo Gigi Rudiani che ci dice: siamo tutti matti, ma diamoci una calmata. Grande Bruson, saluti a Bobo. Grazie a tutti. E poi è diventato un programma di dediche e richieste, saluti. Sì, più che sì. Tanto ormai, guarda, e poi me ne è arrivato adesso uno: Miki, non si vede Videostar a Torre Boldone. Mi sa che sei tu, con la colpa sua, c'è da risintonizzare. Scrivi pure qua. Perché secondo me c'è da risintonizzare. Rispondo, il decoder, c'è... perché io abito dalla zona Lombardo e 2 chilometri la vedo benissimo, per cui è impossibile. Quindi che non si vediamoci tutti a zona Lombardo. Tutti a casa mia. Allora, lasciamo spazio alla pubblicità che mi stavo dimenticando, e poi ci ritroviamo fra poco per parlare ancora di calcio. Go! Un gol, recitando naturalmente la nostra sigla, e di gol ne ha segnati ben 8. Mi sto facendo riferimento a Davide Castagna, centravanti dell'Ecco, sicuramente una delle sorprese di questo campionato. Sentiamolo nell'intervista particolarmente pacata che ha rilasciato l'Ecco Channel. 4-1, sì, però potevamo far meglio, non su quanto per il risultato, ma come possesso di palla, così abbiamo sbagliato tanto. Ritmo un po' basso, secondo me. Rispetto al Ginate è tutto un altro ritmo. È stata una partita, cioè, a parte in campo, ma il contorno fuori non è una partita da Serie D. C'era tanta gente, anche loro, tanti tifosi. Un pubblico che merita una categoria superiore, dai. Anche loro, no, anche loro. Tanta roba che è da Trento. Commento in linea con quello del mister, ha sottolineato una cosa, che il pubblico sugli spalti era veramente un pubblico d'altra categoria, non sì, poteva essere altrimenti. Ecco, ma poi io riprendo la palla al balzo perché avevo questa domanda appunto da fare al mister, gliela chiedo vedendo anche il ragazzo che segnava al pubblico. Squadre grosse in queste categorie, abbiamo avuto in passato il Como, il Mantova, quest'anno certo. Abbiamo l'Ecco, abbiamo lo stesso Pergo, un bene o un male per la Serie D? Ma da una parte è un male per quanto riguarda le società, perché sono tutte squadre. Quando ero ragazzino il Lecco guardavo le figurine, quindi era in Serie B e quindi si pensava sempre ai vertici alti. Però dispiace, però se purtroppo sono in queste categorie vuol dire che c'è qualcosa che non quadrava. Anzi, io devo fare i complimenti anche alla società Lecco di quello che abbiamo sentito quest'estate per quanto riguarda la società. C'è il presidente, arriva, dopo lo lascia, e sappiamo tutti il settore giovanile, almeno non so se hanno ripreso adesso, che dagli allievi in giù non c'è più niente. Hanno quindi fatto tiene la presentazione la prima scorsa settimana, cioè dopo 8 giornate di campionato. Quindi tiene la prima squadra e la seconda, quindi bisogna fare i complimenti anche diciamo al gruppo dei giocatori, il mister, quelle persone che gli sono vicine, perché i risultati stanno arrivando. Io l'ho vista qui a Caravaggio questa squadra e diciamo che è ben quadrata, cioè gioca un buon calcio, equilibrata, c'è dei giocatori molto validi, determinanti, non solo di quantità ma di qualità. Direi solo una cosa, è giusto che il mister parla così perché magari vuole tenere i piedi per terra e magari vorrebbero un salto di qualità maggiore da quel punto di vista, però un ragazzino, se non sbaglio, che è del 90 o 91 qua, il Bomber Castagna, secondo me anche l'intervista deve avere quell'entusiasmo di sorriso, perché in fin dei conti detto, quando uno fa il gol e tutto quanto, tranquillo. Perché se no non è più il calcio, deve essere anche il calcio, certo. Anche un attimino allegro, cioè certo. Dobbiamo ritornare a qualche anno addietro, ai vecchi tempi. E soprattutto io dico una cosa, perché non ascoltiamo i mister, quei veri che li vediamo in televisione? Magari cosa c'è? Giocano bene, ecco, magari forse il mister l'ha capito, giocano bene, ma sì, dobbiamo migliorare in quelle fasi lì. Perdono una partita, giocando, non tanto bene, è stata la miglior partita che abbiamo fatto, quindi dobbiamo avere un certo equilibrio. Ecco, io sono passato anch'io, quando ero a Trezzo d'Ada, ma i risultati
ho avuto la fortuna che nel girone di ritorno è andato bene, diciamo. Però insomma anche vedevo chi i ragazzi, al martedì arrivavo e mi dicevo: mister, ma l'intervista che ha fatto, dai, abbiamo fatto bene, ci tira su, c'era soprattutto Pesenti, il bomber, mister, ma parli bene di me qualche volta. E io: di te cosa, ti conosco in tutta Italia, anche all'estero, cosa vuoi che parla bene di te? Anzi, colgo l'occasione per salutarlo, Giorgio, che ancora adesso sta giocando, certo. E non ha ancora mancato, diciamo, la porta la vede sempre, fa parecchi gol, anche se giochi in prima categoria, no, quest'anno. Quindi io direi così, bisogna anche dare... I mister giusti che parlano, però i ragazzini che hanno una voglia di arrivare, perché lui ha buone qualità e io ritengo questo un giocatore che può aspirare a categoria superiore. A parte di mister, io ne chiamo in causa uno, anche perché poi andremo a vedere le immagini di quello che è successo a Seriate, fra una Seriate e Seregno. Mi riferisco a Marco Gaburo, perché ieri ha voluto simbolicamente schierarsi dalla parte di Pier Mario Morosini. Ha indossato una maglia che la Roma Seriate aveva confezionato appositamente in ricordo di Pier Mario per giocare la gara di campionato contro il Pontisola dello scorso anno. Se l'è posata in panchina e adesso da veronese ci spiega il perché in questa intervista. Perché questa maglietta? Beh, questa è la maglietta che abbiamo fatto l'anno scorso in onore di Morosini, che abbiamo utilizzato a Mapello, e oggi ho pensato di rimetterla perché ieri è successa una cosa sgradevole a Livorno. Io sono veronese e ci tenevo a ribadire che non tutti i veronesi la pensano come qualcuno che si è fatto notare ieri, e quindi i cori contro Morosini sono stati una cosa indegna, e penso che nel mio piccolo, nel nostro ambiente, nel nostro calcio minore, possiamo comunque dare dei segnali. Questo è un segnale per far capire che non tutti i veronesi la pensano come quei quattro che hanno urlato in curva. Veronese, giusto? Ma io onestamente ho giocato a Verona e diciamo che mi ha fatto male quello che ho sentito sabato sera, perché magari purtroppo sei in tot tifosi, ma ci sono quei 10-15 persone che non so cosa gli scatta. Prima di tutto, anche perché non devono mai, diciamo, dire una cosa del genere, soprattutto a un ragazzo che non c'è più, una persona che non c'è più, anche perché Morosini ha dato tanto, noi l'abbiamo visto crescere nel settore giovanile Atalanta, e diciamo che secondo me è un ragazzo che di grandissimo di cuore, e soprattutto per me lo vedevo molto bene indossare la maglia nerazzurra dell'Atalanta, perché abitando a 300 metri dallo stadio è stato un peccato non vederlo, diciamo, nella prima squadra dell'Atalanta. Tu ci hai giocato nel settore giovanile. Abbiamo giocato insieme, ha vinto lo scudetto a livelli nazionali e poi abbiamo giocato anche in primavera assieme, sì. Se fossi stato in campo a Livorno sabato e avessi sentito quel coro, come avresti reagito? Perché c'è chi sostiene che ci voleva... Il coro è stato veramente molto leggero, in tanti non l'hanno sentito, questo non è naturalmente una scusante. Però c'è chi sostiene che ci voglia una presa di posizione più dura da parte degli addetti ai lavori. Sì. Non tanto dei giornalisti che scrivono e che magari rilevano queste cose, ma anche dagli addetti ai lavori. Certo, hai ragione. Adesso un giocatore che è in campo, appunto, se il coro non è così alto, eccetera, che è basso, magari è anche concentrato sulla gara, non so se l'ha sentito, anche perché forse l'hanno fatto tra il primo e il secondo tempo. Non lo so, alla fine del primo tempo. Pochi minuti prima, proprio pochi istanti prima. Sì. Ecco, quindi sì. Non so, se la decisione tu dici di sospendere la partita addirittura, dici di non lo so, io non è, sinceramente anch'io me lo sono chiesta che cosa sarebbe potuto fare. E lì poi fare. Entrano in ballo tanti, tra virgolette, persone anche addette ai lavori che sono estranee al proprio ambiente campo, sai, televisioni, quelle cose lì. E giustamente bisogna anche un attimo avere a che fare con loro, però sono cori che non possono esistere. A livello ufficiale ci sarebbe questo regolamento che Blatter l'aveva detto, il blocco partite in caso di insulti razzisti. Certo che questo non è un insulto razzista, non rientra in questa categoria. Di colore, però io equiparerei per assurdo, e anche in certi casi sarebbe anche peggio in questi casi, di un insulto razzista. Sì, sì. Ma per insulti razzisti quante volte hanno fermato la partita? Bravo. Allora Marino, chi mi conosce, io sa che sono vento di sangue come te. Certo. Verona è una città fantastica, ero militare a Verona, e come tu hai detto, e conosco anche Verona, nessuno vuole generalizzare, nessuno vuole che fossero veronesi o qualsiasi che hanno spaccato lo stadio, i bagni, ma sono quattro cretini.
cioè non sono tutti napoletani. No, ma lì secondo me non bisogna identificare come tifoseria, bisogna identificare proprio come intelligenza umana e demenza umana, ecco. Io invece pensavo una cosa del genere, non so in che momento di partita sia stato, voi siete più competenti di me, a fine primo tempo. Allora, ecco, magari se succedeva, non so, quei 10 minuti prima, faccio un esempio, non so, al 35esimo o il 40esimo, sicuramente se ero io l'allenatore, parlavo col mio collega di fronte e dicevo un attimo, chiamavamo l'arbitro, fermiamo per un minuto la partita. Bella frase, perché non si può affermare un campionato l'anno scorso, una domenica in generale, parlare in tutto il mondo di questo ragazzo e dopo lasciar perdere dopo neanche tot mesi. Quindi, io lì volevo arrivare, nel senso che io ho apprezzato moltissimo la presa di posizione della società al termine della partita, cosa che probabilmente qualche altra società non avrebbe magari fatto. Mi sarebbero piaciute magari due parole anche da parte del mister del Verona, che invece se ne sta zitto da qualche giorno, e secondo me forse farebbe meglio a parlare. Continuiamo col calcio giocato però e andiamo avanti con le partite. Abbiamo visto il mister Gaburo al termine della gara giustificare la sua maglietta, ma naturalmente in campo prima si è giocata la gara fra Monasterriate e Serenio. Io chiedo a Giulio, che l'ha guardata, l'ha vista dal vivo e poi se l'è riguarda in studio, di commentare per noi quanto è successo a Seriate fra Monasterriate e Serenio. Sì, quindi sfida a Seriate tra Seriate e Serenio. Per il Seriate si erano in campo Ripamonti, Bosna, Pianetti, Ventura, Di Maio, Carminati, Marcarini, Pozzi, Razzitti, Bettoni e Germani. Per il Serenio Maggioni, Bonanno, Samaden, Gestra, Viganò, Gritti, Di Lauri, Selvatico, Comi, Cardigno e Ferré. Questo è il gruppo dei tifosi, una decina del Serenio presenti anche a Seriate. Mister Gaburro, che mi ha detto prima, ha vestito la maglia per Morosini. La prima azione è il gol del Serenio. Dopo 4 minuti c'è un rinvio di Carminati che rimpalla sulla schiena di Ferré, palla in area, pericoloso Comi, c'è un malinteso tra Di Maio e il portiere Ripamonti, ne approfitta Comi che è in fila. Questo dopo 4 minuti per Comi, è il terzo gol in due partite. C'è questa punizione poi di Selvatico, pericolosa, comunque Ripamonti c'era sull'angolino. E poi è comunque il Serenio a fare più gioco, il Seriate prova in ripartenza, qua è Germania ad aprire per Pozzi, ex Atalanta, diagonale rasoterra per il secondo palo, sfila fuori, punizione di Marcarini, anche lui ex Atalanta, spunta la testa di Carminati, Mazzoni para a terra, si lamenta anche di un fallo Selvatico. Ancora di ripartenza il Seriate, Bettoni da palla alla corrente, Pozzi cerca ancora lui il tiro e questa volta termina fuori sul primo palo. A fine primo tempo arriva il pareggio del Seriate, si complica la vita Comi e poi Samaden, c'è questo fallo che viene anche ammonito il terzino sinistro del Serenio, fallo su Marcarini. Ne segue la punizione che vedremo tra qualche istante, appunto, da cui scaturirà il pareggio, altra palla inattiva, quindi condanna il Serenio a subire il gol. Punizione che viene battuta da Germani, ultimo arrivo in casa seriatese, ex uso calcio Aprilia, sbucca la testa di Di Maio che infila angolato il gol dell'1-1, questo al 40esimo del primo tempo, e quindi primo tempo che si chiude in parità. Si passa poi alla ripresa, dove sarà il Serenio a partire in avanti. Su questa punizione Gestra da palla a Cardigno, Ferreri da palla ancora a Cardigno in avanti, e c'è questo episodio a cui scaturisce il calcio di rigore. Ventura vicino ma allarga il braccio, per l'arbitro è volontario, e quindi scaturisce il calcio di rigore. Dal dischetto va Selvatico, va a battere appunto Selvatico. Tiro a incrociare di sinistro e bravissimo Ripamonti di pugno ad alzare il braccio e a respingere, quindi gran parata di Ripamonti che salva la propria porta. Siamo al quarto d'ora della ripresa, il Seriate al possibile 2-1, il Serenio al possibile 2-1 rischia poi di subire già qua un episodio a calcio di rigore, poi vedremo la moviola. E qua arriva un'altra azione pericolosa con Razzitti che spara però alto. Ancora il Seriate in avanti e qua scaturisce invece il gol del 2-1. Rimessa laterale, Pianetti mette palla in area, gran torsione di testa di Razzitti che è indisturbato, infila il gol vittoria che varrà i 3 punti per il Seriate. Siamo al 25esimo circa, arriva appunto il gol vittoria dei bergamaschi. Qua il Serenio sfiora il pari,
c'è un'azione di Comi che si decentra al tiro, tira verso il secondo palo e poi salva Frazzino, entrato per la squadra bergamasca. Serenio che tra l'altro chiude in 10 uomini per il secondo giallo combinato a Di Lauri, che viene appunto espulso. Io ho chiesto se era possibile vedere la moviola del rigore concesso e poi sbagliato dal Serenio, quindi mi fate voi un segno quando è ok. Tu l'anno scorso siamo già ok? Perfetto, sono troppo veloci. Per cui andiamo a vedere la moviola del fallo. Daniele, la commenti tu? No, questo mi sa che non è l'episodio. Questo è il fallo non concesso. Questo è il rigore non concesso. Sì, no, noi intendevamo forse quello. Sì, però commentiamo anche questo, visto che ce l'abbiamo, perché effettivamente sì. Si commentava qui in studio, era più rigore questo di quello che è stato dato. A me onestamente non sembra un bel tuffo fuori stagione in piscina. Secondo me non c'è nessun contatto, il giocatore si è buttato. Sì. Addirittura. Secondo me sì. Bah. Però è chiaro che star seduti qui è facile dirlo, stare in campo è difficile. Bobo? Secondo me volevano provare i nuovi defibrillatori. Gli è avuto un infarto a questo uomo. Anche quindi, per me questo non è rigore. Anche non per è rigore me. Quindi sei d'accordo? A me non sembrava così. No, cioè, bravo, a velocità normale sembrava rigore, no, il difensore ha visto che era in ritardo, ha ritirato il piede. Lui pensava, l'attaccante, che entrando in area questo lo toccasse e invece è cascato. Ha preso il pallone. È stato bravo l'arbitro in questo momento. Ha preso il pallone. Per me. Di Lauri, che è difensore, no? Siccome lo conosco, mi sa che è amico nostro. Per quello che c'è ancora il rigore, amico di tutti qua di là. Diciamo quello che per me non è rigore, anzi mi posso fare un complimento invece a mister Gaburro, perché giustamente non è da tutti indossare quella maglia lì, lui la indossa anche bene, gli ha portato anche alla vittoria, e quindi complimenti nel e sempre forza per Mario Morosini, molto, quindi dobbiamo molto tenerlo sempre nel nostro cuore. Se la regia riesce ad essere velocissimo come prima, invece andiamo a vedere il rigore vero, è esattamente l'azione prima di questa, quindi il fallo di mano. Tu dicevi, Stefano, no, Daniele, che la regola è cambiata? Sì, no, io come si sa ho tanti nemici, ma anche tanti amici tra gli arbitri. Gli amici secondo me si contano su perché? Non è vero. E ieri parlavo appunto, perché io leggo sempre con grande piacere il giornale degli arbitri, anche perché serve comunque per imparare il regolamento, a me piace tenermi aggiornato. Allora, un dubbio che si sente spesso sui campi, la regola 8 quest'estate è cambiata, è stato detto che tutti i falli di mano volontari portano automaticamente al cartellino giallo, quindi l'arbitro deve applicare questa regola, quindi è ingiusto, a volte sui campi ci si lamenta giallo, non giallo, rigore, non rigore, eccoci è proprio qua. La regola 8 che è cambiata quest'estate della FIFA, quindi quello che invito io è agli arbitri ad avere uniformità nell'applicazione, come in questo caso l'arbitro ha dato il rigore, ha fatto bene a destare il cartellino giallo. Però ti invito, visto che tu sei così informato, a leggere su Sprint Sport, non mi ricordo la pagina, invece la lettera che il responsabile degli arbitri della sezione di Bergamo, sì, se non sbaglio, diceva, ha scritto, certo. Dicendo che è ora di finirla. Sì, guarda, a questo punto allora, di finirla. No, sono stati oggetto di 5 aggressioni negli ultimi 2 mesi, allora, cose di adesso genere. A me tante volte lo so, mi piace anche buttarla sullo scherzo, come diceva giustamente il mister, è bello ridere, è bello scherzare, io mi arrabbio solo quando non vedo l'applicazione del regolamento, il rigore, il fuorigioco, per me lasciano il tempo che trovano, è veramente vergognoso che ci sia gente che picchia gli arbitri, non voglio dire di più. Michele, mi fai dei segnali, abbiamo la moviola dell'altro episodio, perfetto, allora andiamo a vedere invece il rigore concesso, quindi il fallo di mani in area del difensore dell'Aurora, sì. Ecco, perché in questo momento l'arbitro giudica il tocco col braccio sinistro volontario, quindi c'è il rigore. Secondo me, con le nuove normative UEFA, questo è rigore. Io l'avrei dato, anche se la distanza era avvicinata. Giulio, per me la tu che eri lì e che hai visto le immagini dal vivo, perché vederle con la moviola è comodo. Eh beh, sì. L'impressione dagli spalti qual era? No, il braccio era sicuramente largo, non era attaccato al corpo. C'è appunto il fattore della vicinanza tra i due giocatori È un po' dubbio l'episodio. Comunque non l'ha ammonito. Ha sbagliato perché se dà rigore, vabbè, poi ripeto, da qui è facile parlare. Però tra l'altro il Serie A aveva diversi assenti, tra cui appunto Onesa, il centro della difesa, c'era questo ragazzo che è Ventura, classe 88, che lo scorso anno era in promozione, altre albe, credo che sia il debutto sicuramente in Serie D. Fede. Stefano? Guarda quanto corrente, per me non è rigore, per me. Il giocatore sta arrivando in velocità folle. E Enrico Regia mi farebbe una cortesia di rimandarmi l'immagine.
Bravissimo Enrico. Cioè il giocatore, guardate, sta arrivando velocissimo. È il caso della vita che il pallone vada verso destra. Sì, cioè lui sta arrivando con le braccia alte perché è in corsa velocissima. Sì, però mi permetto di dire una cosa, Stefano. Questo secondo me è rigore santo, perché il numero 10 sta facendo un passaggio anche gol, perché vedi che c'è il numero 4 che sta inserendo e questo magari potrebbe essere un passaggio determinante. Seconda cosa, un giocatore deve capire che sei dentro l'area di rigore, c'è non l'entrata veloce ma è il temporeggiare. Lui deve entrare e prima che arrivi, ecco, in questa situazione, vedi, lui addirittura alza addirittura anche la gamba destra. Cosa voleva fare? Lì solo temporeggiare e metterti in una posizione di creare, non si chiama luce, luce del pallone verso la porta. Lui deve temporeggiare e un attimino non presentarsi così un attimino di fianco, ma soprattutto in una posizione diversa dove la palla potrebbe prenderla, diciamo, nel petto. Poi nel se guardiamo petto. Anche in Serie A, quindi, vanno con le braccia dietro, se lo fanno loro, capito? Perché non fanno in Serie D. Lui, poi un'altra cosa, col Voghera in casa noi, cross del nostro terzino muro, destro. Muro, mi hanno detto muro, tipo muro, Piccinini. Brava, muro, calcio d'angolo dato. Quindi dopo le interpretazioni sono proprio varie nel calcio, ognuno c'ha la sua. Bravissimo Stefano. Che mi ha fatto vedere il cronometro. Qui è stato bravo il guardaline comunque, no, perché magari l'arbitro non l'ha visto, è stato bravo il guardaline. Prego. Aiutarsi giustamente, questo è fondamentale. Noi lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità e torniamo, perché abbiamo veramente un sacco di cose da vedere, stiamo chiacchierando troppo questa sera. Qui saremo velocissimi, adesso vi facciamo vedere un po' di interviste, un po' di immagini a raffica, così poi riprendiamo a parlare fra un po'. Partiamo sempre da Marco Gaburro, che commenta così la gara e il risultato. Diamo una serata Seregno. A me tutto il primo tempo non è piaciuto, perché c'era la sensazione di poter comunque far più male a questo avversario, nonostante che fossimo con diversi giocatori fuori, ma io penso che questa è una squadra con una rosa costruita bene e chi va in campo deve essere sempre in grado di fare il suo e di dar contributo, e il primo tempo la sensazione era che si potesse far meglio. Abbiamo pareggiato per fortuna già nel primo tempo, e poi nel momento che tu torni in campo con la convinzione di vincere la partita, subisci il rigore contro, può essere una cosa che ti taglia le gambe. Lì Ripamonti ha fatto una gran parata e quelle sono proprio le partite che poi devi andare a vincere in un campionato equilibrato. Campionato equilibrato, quello siamo d'accordo anche noi, non sono equilibrati i messaggi perché sono veramente tantissimi quelli, sì, che stanno arrivando stasera, giusto? Ci sono un sacco di messaggi, allora li leggo molto in fretta. Casiraghi della Sestese, fuori classe ma predica nel deserto, i 95 sono troppo scarsi. Boh, vabbè, io leggo quello tutto che mi arriva. Tutto legge, noi poi capiamo. Mi sono arrivati tutta una serie di saluti, quindi mitico Michele, Seregno non ti dimentica, firmato Morel. Ciao, grande Michele, ci vediamo presto. Pizzo, tra parentesi, pizzocchero della Prosecco. Ciao Michelino, complimenti per la vittoria. Per me rimani sempre il numero uno, nel canto però. Firmato Gioele Mureno. E poi ce n'è... No, basta. Aspetta, no, non è vero, ce n'è un altro. Mister Magrin, l'ha iniziato nei dilettanti in D nella seconda metà degli anni 70. La Serie D era meglio a quei tempi oppure oggi? Ma è sempre bello il calcio. Mi permetto a dire che il pallone è sempre bello, anche oggi che ero con i ragazzini gli ho fatto capire che deve essere il suo migliore amico, e quindi io penso che sia cambiato non tanto, cioè secondo me, io dico sempre che il terreno è sempre uguale, il pallone c'è, cambiano giustamente magari i personaggi, ecco, qualche c'era quando 30 anni fa magari non c'era così come adesso che devono proprio per forza giocare i giovani obbligatori dei 93, 94, 95, chi era bravo giocava. Io ho esordito in Serie D a un'età di 16 anni e mezzo, perché ero uno dei più rappresentativi insieme a quanti miei due colleghi nel Bassano,
E mi ricordo che ho esordito in Serie D le ultime 7 partite, è stato per me una grande soddisfazione, facendo anche 3 gol, e da lì mi hanno conosciuto, diciamo, i pensionati oppure gli amanti del Bassano Virtus, perché quelli del settore giovanile ci conoscevano, però sai, in prima squadra vanno soprattutto le persone, perché è bello vedere dei signori, soprattutto all'inverno, infreddoliti, lì, che dico, ma come fa lei a venire qui con freddo terribile? Ma io che ho 40 anni, come adesso l'Atalanta, che vengo a vedere l'Atalanta, io senza la Dea oppure senza le partite, non vivo in settimana. E quelli dobbiamo fargli i complimenti. Anche noi mi siamo così alla fine. Anche non ne hanno 40, ma sono già messi così. E noi dobbiamo giocare per queste persone. A proposito di allenatori di settori giovanili, uno di quelli che sono stati promossi dal settore giovanile alla prima squadra è Sergio Brescia, il mister del Seregno. Sentiamo il suo commento a fine gara ieri. Si è riuscito le partite 1-0 dopo 5 minuti. Peccato che abbiamo preso al 40esimo il gol, mi sembra 40esimo il gol sull'ennesima palla inattiva sulla quale stiamo lavorando, e però è una squadra che ha meno centimetri degli avversari, quindi sappiamo che se prendiamo qualche vantaggio sul gioco e sulle giocate, sulle palle inattive ci possiamo prendere qualche difficoltà in più. Però dobbiamo ripartire da questa situazione, parlavo anche prima della gara con il mister dell'Aurora, dove sappiamo che magari giocando potremo gestirci tutte le partite, se invece giochiamo sulle improvvisazioni secondo me non è un buon alleato, quindi dobbiamo continuare a fare calcio e a cercare di giocare a calcio e curare le cose che ci vengono meno bene. Corriamo a vedere un'altra partita, Enrico, passo all'Alzano Cene che in Trentino funziona, la seconda vittoria esterna e la raggiunta ancora su un campo del Trentino, vale a dire a Brunico, sul campo del San Giorgio, 2-1 dell'Alzano Cene, vediamo la sintesi. Tutto pronto per l'inizio di questa partita, si gioca in una giornata di sole, meno male, perché qui le tribune dello stadio non sono coperte e dunque per fortuna. Attenzione al calcio d'angolo, parte il traversone basso, intervento di Corno, poi la conclusione centrale bloccata. Cristofoli, attenzione Rondini, conclusione di Rondini, clamorosa occasione, non ha trovato lo specchio della porta Rondini. Attenzione a questa girata in rovesciata, apertura sulla sinistra, traversone pericoloso, colpo di testa di Backlecker, palla alta, parte il lungo lancio a cercare Erba, saltano in mezzo a due Serafini per la conclusione, palla però sul fondo. Primo tempo abbastanza equilibrato, anche se la Zanocene ha avuto alcune buone occasioni non sfruttate. Intanto attenzione alla formazione di casa in avanti, parte un traversone pericoloso, c'è addirittura il gol da parte del San Georgen. Rondini cerca il lancio per Spampatti, conclusione di Spampatti e c'è il pareggio, l'1-1 di Fabio Spampatti dopo 2 minuti. Traversone, colpo di testa! Sulla sinistra Corno, traversone, arriva Rondini di testa e il gol di Cristofoli per il 2-1. Questa volta è stato bravo Rondini. Palla quella sulla sinistra. E poi è andato alla conclusione a Rasser. Azione sulla sinistra, Micheletti. Poi parte una conclusione pericolosa. È stato bravo Gherardi a deviare la palla in calcio d'angolo. C'è intanto il rinvio di Gherardi. Attenzione, poi c'è un fallo, è rimasto giù Cristofoli, ma poi c'era stato un fallo anche su Spampatti. Attenzione,
Attenzione, viene espulso Cristofori. Stavamo commentando l'espulsione di Cristofoli perché non si è capito, no, che il fallo l'ha subito, quindi era a favore dell'Alzanocene e poi quando si è rialzato l'arbitro l'ha buttato fuori direttamente, quindi il rosso diretto. Mister, che gol spampati, bellissimo questo gol. È stato bravissimo, ha avuto una rapidità di esecuzione dentro l'area di rigore magnifica, lui può, è destro però, è ambidestro, quindi bravissimo di sinistro. A proposito di gol, primo gol per Cristofoli, quindi l'Alzanocene spera che questo abbia contribuito a sbloccare l'attaccante dell'Alzanocene. Primo gol anche per Pellegris, però segnaliamolo, la Bambello Bonati che è andato a vincere 3-1 sul campo del Darfo con il primo gol del Pelle che si spera si sblocchi e quindi ne regali molti altri di gol al Mapello Bonate. A proposito, io non so se in regia poi abbiamo sistemato il gol di Emanuele Sorti del Mapello, mi fate un cenno, non l'abbiamo sistemato, lo sistemiamo dopo perché è un gol da vedere, ma soprattutto bisogna fare anche poi un bocca al lupo a Emanuele perché Giulio mi dicevi sei infortunato proprio in occasione del gol. Si è fatto un bellissimo gol, solo che poi è caduto e ha picchiato il gomito e ha un problema. So che rimarrà ingessato per 10 giorni e quindi questa beffa nell'esultanza. Questo infatti non ci voleva. Allora, andiamo oltre e passiamo a altre immagini e poi al massimo recupereremo l'intervista, Enrico. E andiamo ad Olginate. Le immagini sono solo immagini di Persino Olginatese, non c'è commento, giusto? Quindi magari le commentiamo noi perché abbiamo preso i tre, giustamente i 2 minuti che hanno messo sul sito, perché l'Olginatese adesso fa la sintesi, quindi fa parte della famiglia di Parliamo di Calcio anche la sintesi dell'Olginatese. Olginatese che è sicuramente una delle sorprese di questo campionato. Potete pure partire con le immagini. Immagini, che è andata a vincere sul campo del Fersina 2-1 e ha messo a segno l'ennesima vittoria e questa quarta posizione in classifica che la rende sempre più saldamente, non tanto in zona salvezza come dicono loro, ma in zona playoff. Sì, è una squadra che si è avvalsa dei gol di Donghi, ricordiamolo anche che è stato parecchio tempo un giocatore professionista, ha giocato anche nel Como, specialista nel calcio piazzato, ma era venuto l'allenatore del piano, ci ricordiamo le prime puntate, aveva detto, direi anche con grande onestà, di avere una rosa all'altezza della situazione e in effetti dopo il pareggio nel derby con Lecco, che comunque è stato un risultato anche di prestigio per la squadra bianconera, ieri ha fatto bene i 2 gol Donghi, arrivano delle buone notizie anche su Iovine in difesa, ecco, e poi su Bono a centrocampo, quindi sono stati un po' questi tra i perni. La Fersina Perginese è una squadra che noi stiamo seguendo abbastanza spesso, recriminano, hanno un po' di difficoltà ad allenarsi, un po' di difficoltà logistiche sui campi, però io devo dire onestamente che tutte le partite, vediamo anche in questo caso, comunque se la giocano, una squadra che ha grinta, ha tanto fisico, certo questo gap delle Trentine un po' lo sappiamo, pagano un po' quando vengono a giocare con le squadre lombarde, anche in questo caso vediamo qualche ingenuità difensiva, secondo me la differenza è tanta fra le squadre trentine e le squadre lombarde, soprattutto se sono squadre come l'Olginatese che da anni ha un'ossatura e vediamo in questo caso il gol, bel gol di testa realizzato da Donghi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi ci sarà qualche occasione per la squadra lariana in contropiede e infine a tempo quasi scaduto il gol che dimezza le distanze, ma troppo tardi, 3 punti importanti comunque per l'Olginatese. Anche noi ci chiedevamo perché ci sono 3 gol dell'Olginatese e ne abbiamo visto uno in più perché uno di quelli che abbiamo visto è stato annullato. Questo quindi... è il rigore, credo che è stato dato, sì, è il rigore che è stato dato, trasformato da Donati, che rende vano il tentativo di Ghislanzoni, poi comunque non c'è più tempo e vince, direi, con merito l'Olginatese. Ecco. È arrivato qualche altro messaggio? Sì, qua continuano a scrivere. A parte non quelli... da fare stasera. No, infatti, a parte quelli per me, scrivono. Allora, ci scrive Giampi. Complimenti per la scelta degli ospiti che costituiscono una bella coppia di tecnica e di serietà e umiltà. Doti queste ultime, purtroppo, di altri tempi. Giampi. Grazie, Giampi. Quindi grazie. Vi conoscete. Poi ne abbiamo a Michele Magrin. Ciao, complimenti, lascia che... puntini, puntini, puntini. Renato Viganò e Alessandro. Beh, questo è un assist, questo è un assist perché lascia che è il titolo di una delle tue canzoni. Sì, il titolo della mia canzone e anche dell'album, delle 10 canzoni che ho fatto, del CD che ho fatto. Mi mettete in sottofondo l'ultimo video? No. Che, no, il video non lo vogliamo vedere, ma la canzone la vogliamo sentire.
La canzone Uomini e donne, X Factor, Ciccitti. Galeotto su YouTube. Galeotto su YouTube, Stefano. Comunque ne approfitto per ringraziare gli amici che ho lasciato a Seregno, stessi Liga, no? E anche Moreno, che è un mio ex compagno di calcio. E lo stesso Pizzo della Possesso, che è ormai un emblema di Sesto. Michele, ma se la passione della musica l'hai presa dal papà, dalla mamma, da nessuno, te la sei inventata tu? Cioè, come ti è venuta? No, la passione della musica l'ho avuta quando abitavamo a Verona, abitando, diciamo, affacciati sull'arena. Non potevo non prendere, diciamo, la passione per la musica. C'era un festival bar, mi ricordo, e da allora ho voluto andare a lezione di pianoforte. Poi lì ho potuto levare tutta la passione. Tu dicevi, il papà appoggia di più la carriera da calciatore che non quella da cantante. No, papà, essendo un ex calciatore, fa piacere che gioca a calcio, però giustamente mi lascia libertà di scelta e io finora sono contento di... C'è un canale YouTube, però sul tuo canale YouTube si trovano tutte le canzoni del... No, ne abbiamo messe tre. Ne messe tre intanto, se no, cioè il CD uno se lo va a comprare. Il CD lo chiedete a voi e io ve lo fornisco con piacere. Che facciamo da canale a 10 euro, 10 euro, 10 euro. Eppure io vado controcorrente perché questa sera io non ho detto niente a nessuno e si vede che giustamente gli amici cambia l'età, hai capito Stefano, Daniele, vedi come cambia l'età. Seconda cosa vorrei dire che invece a me mi è sempre piaciuto cantare. Lo sappiamo, cantare, però io non voglio... E strimpello ogni tanto la chitarra. Beh, dico una cosa che anni addietro sono venuti a trovarmi degli amici. Ha qualcosa da dire sullo strimpello la chitarra. Mi piace cantare, strimpello la chitarra, però... Non è che suona la chitarra diversa. Vabbè, sì, è divertimento. E non è che canta. Io sono un fai da te, certo. Sia nel calcio, come ho fatto, ma anche nei lavori domestici. È stato professionista, meglio di me. Mister, ma lei la fornisce? Ma lei la chitarra? Allora ci vuole anche un pizzico di fortuna. Mister, ma lei era uno di quelli allora che la portava... la chitarra, non mettiamo la prova, vediamo. Ma allora lei era uno di quelli che la portava in spogliatoio, in ritiro, o quando giocava? No. Io queste cose qui no. C'è solo una cosa che... l'ultimo anno che ho giocato a Torino, che sapevamo io, Luciano Favaro, Bodini, che andavamo a Verona, che ritroviamo a Verona, Gaetano Scirea ha voluto fare un pranzo così come un simposio così per saluti e tutto quanto, mi sono portato la chitarra e ho dedicato una canzone a Gaetano Scirea, che ancora adesso la moglie si ricorda, quindi è stata una grande soddisfazione. No, con le parole di Volare di Domenico Modugno le ho un attimino cambiate, è venuto fuori una bella soddisfazione. Tutti eravamo stonati, tutti eravamo stonati, ma soprattutto l'unico intonato era Antonio Cabrini, quindi bisogna dire. Però quando fai le cose col cuore sei sempre intonato. No, ma certo. Quindi, tu dici? Sì, sì. Ma sì, sì, è così. Di persona che non è vero. Vuol dire che non usi bene il cuore. Allora, mentre parlavamo sono arrivati altri messaggi. Cambiamo argomento. Allora, Marino, sei una grandissima persona, firmato tifoso Pontisola. L'uomo del mistero. E poi ciao Michele, sempre alto livello, complimenti vivissimi per il tuo CD Lascia Che. Grazie, non è firmato questo. Grazie. No, è gente che ha già scritto prima, si sono alleati, hanno scritto un messaggio di gruppo. Grazie a tutti allora, davvero. Allora, parliamo un po' anche d'eccellenza, sono qua i nostri tifosi, cioè i nostri spettatori di eccellenza ci uccidono stasera. È vero, aspetta, mi stavo dimenticando. Bobo, com'è andata domenica? Domenica. Due squadre che hanno bisogno delle grosse cure, uno del nuovo allenatore, secondo me Sant'Angelo ha bisogno di qualcosa in più per riuscire ad arrivare al sogno che si chiama salvezza. Hanno una cosa in comune che secondo me hanno qualcosa in più delle altre, l'agonismo e la voglia di non mollare mai. Ieri il Possesto è una squadra, mi ha dato l'impressione che è intimorita e paurosa di fare quello che i giocatori sanno fare. Quando ho deciso di cambiare un po' la marcia è stato toccato un po' nel suo io personale gli ultimi 8-9 minuti con le occasioni che hanno creato. Se vinceva 4-5-2 a Sant'Angelo non c'era nulla di dire. Il Sant'Angelo farà quella fino a quel momento lì, però ha fatto la sua grande partita basata sull'agonismo, poca tecnica e poca qualità. Vediamo un po', secondo me per il Sant'Angelo lo spartiacque sarà il 1° di novembre quando contrarrà il Trento e lì sarà la partita decisiva per capire quale sarà il futuro del Sant'Angelo. La Possesto dovrà rincorrere in continuazione già da sabato contro il mio amico Nember. Deve essere una partita decisiva per proseguire a raggiungere quei piani alti. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, ti dico la verità, che sia da una parte che dall'altra,
troppo furaragonismo, troppa tensione, e ritorno al discorso di mister Magri, ci vorrebbe un attimino un po' più di tranquillità, anche se i risultati non vengono. Certo, la parte economica che c'è dietro conta tantissimo, però bisogna darsi una regolata, anche perché ieri ho visto delle scene di un dirigente, di un paio di dirigenti, di tre dirigenti del Sant'Angelo che non è che mi abbiano entusiasmato moltissimo. E nel calcio dilettantismo queste cose non si devono assolutamente vedere. Perciò noi ci lamentiamo tanto, ed è giusto che sia per Morosini, che va tutto il mio apprezzamento, però secondo me anche nel settore dilettantistico, dove è l'emblema di questo calcio che dovrebbe portarci al futuro, ci sono molti dirigenti che secondo me dovrebbero chiudersi in casa e non uscire più di casa. Per fortuna non hai fatti nomi, questo di solito sei sempre molto no vano. Non posso, perché purtroppo coinvolge... no, ma non li vogliamo. No, coinvolge un mio grandissimo amico d'infanzia che caratterialmente lo conosco, però non pensavo che arrivasse a quel punto lì di entrare in campo e tra virgolette minacciare un giocatore dell'Eco perché ha detto quattro paroline poco simpatiche. Della Prosesto, che ha detto quattro paroline simpatiche a mister Falsettini, anche perché lo sappiamo meglio di tutti, nei 90 minuti giocati le tensioni si sentono tantissimo e basta una piccola scintilla per fare quattro scambi di parole. Però ti dico una cosa, io dico Cortellazzi, fai giocare Battaglino in mezzo al campo, perché gli ultimi 10 minuti ha dato molta qualità. Ma è entrato dopo o è partito dall'inizio? Non è partito dall'inizio, poi gli ultimi 8 minuti, 10. Ha messo dentro Cortinovi. Ma tanto sai che non ci guarda il mister, ci riguarda poi su YouTube domani. No? Ma è colpa tua, È colpa mia, no, non è colpa mia. Sì, perché venerdì sera è rimasto un po' arrabbiato perché non gli mandavi giù la telecamera per far vedere il ritorno. No, perché se io dispongo di 1000 telecamere le posso distribuire su tutta la Ma tu comandi qua, perciò certo. Puoi disporre di tutto. Posso fare semplicemente un flash rapidamente per arrivare alla chiusura con Anche mister Magri? Sì, no, ma io rapidissimo. Chiaro che non devo tirare l'acqua al nostro mulino, noi che facciamo gli addetti alla comunicazione, ci mancherebbe. Però chiedo a chi ha giocato con la gloriosa maglia della Juve in Serie A, ha vinto i campionati ai massimi livelli. Chiedo, non stiamo diventando tutti con la nostra piccola parte una piccola banda di isterici? Cioè, io divento matto quando vedo le società dilettantistiche, con tutto il rispetto di chi gioca in Serie D, in Eccellenza, che fanno i silenzi stampa dopo la partita perché sono arrabbiati che hanno perso. Cioè dico, mister, stiamo prendendo tutti anche su questo il senso della misura, o forse siamo anche noi che esageriamo e abbiamo le nostre colpe, giustamente ce le prendiamo. Non ci vuole un po', lei ad esempio ha citato dei nomi prima, gente come Cabrini, Scirea, bene, cioè abbiamo perso gli esempi. Io dico sempre, siccome lavoro nel settore giovanile e mi permetto di dire una cosa, noi dobbiamo ritornare soprattutto a quelli che eravamo quando eravamo giovani noi, perché adesso, ma giustamente, è la modernità che ci ha portato a certi tipi di cose e ben vengono, però bisogna sapere anche come usare, no? Le cose, parlo del settore giovanile, ma i telefonini e tante altre cose su quel punto di vista. Io mi ritengo sempre fortunato, e lo dirò sempre, perché dove che ho giocato ho avuto come punto di riferimento, non so, delle grandi persone. I presidenti erano presidenti, avevano un modo di presentarsi. È una stupidata, io questa sera sono qui giacca e cravatta, ma non per niente, a me io sono sempre vestito con un Apollo, perché penso che anche la persona in quel momento lì tu rappresenti il presidente, l'allenatore, se noi guardiamo adesso gli allenatori che vanno in campo, non è per niente, però tutti hanno la tuta, per esempio tempo fa ho visto un mio collega, non è per fare critiche queste, mi permetto di dire una cosa, insomma arrivo fuori dalla mia, con la giacca della tuta, sui fianchi, no? Cioè sicuramente in un'altra società non andrebbe mai questo mio collega, quindi dagli spalti si vede queste cose, quindi il comportamento della società sicuramente è dato anche dai presidenti e dai dirigenti, e tutto viene a sé, e viene a sé anche il tifoso, perché all'Atalanta, senza nulla togliere, quando si giocava, adesso c'è il signor Pergassi, cioè ci sono delle piccole regole, delle norme. Anche con Antuono si è adattato, secondo me, io non lo conosco, però è bello vedere un allenatore dell'Atalanta, già che gravata, magari è tutto aperto, però nelle dovuti modi, io parlo di uno che amo, io amo l'Atalanta, diciamo la verità, quindi di una persona che anche lui, col suo carattere un attimino focoso, si deve adeguare alla società, e dobbiamo imparare e ritornare come eravamo. A rispettare come eravamo, però è brutto a vedere comunque dagli spalti, giustamente come dice Bobo, delle cose negative, perché è bruttissimo, anche insulti così, è brutto. E adesso do la pubblicità, perché sennò come eravamo me lo scrivono sul monitor, visto che siamo già fuori 3 minuti. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai...
ultimi 20 minuti dobbiamo per forza parlare di eccellenza, sennò qui veramente non riusciamo a far vedere tutto. Partiamo con ordine dal girone A, risultati con la Solbia Sommese che possiamo dire si dà alla fuga, quantomeno ci prova, perché ha sconfitto in casa la sua diretta inseguitrice, vale a dire la Vigevano Suordese 2-0. Ha vinto anche la Bustesa a Cassano con diverse polemiche sull'arbitraggio da parte del direttore sportivo milanese 2-1. Ha vinto la Vergiatese in casa 2-0. Hanno pareggiato Vigevano e Fenegrò 1-1. Ha vinto il settimo milanese a Garlasco 4-2. È finita 2-2 fra Inveruno e Oltrepò. Inveruno che vinceva 2-0 ed è stato rimontato poi dalla squadra di Chierico. Ha vinto anche il Magenta con l'Atletico CVS 2-1. È terminata 1-1 fra Marnate e Villanteri e 0-0 fra Sestese e Roncalli. La classifica quindi vede in testa la Solbia Sommese con 20 punti, la Vigevano Suordese a 16, Bustese a 14, sicuramente a sorpresa lo possiamo dire, Oltrepò a 13, poi Vigevano, Sestese, Vergiatese e Marnate a 12 e via via tutte le altre chiudono, e qui la classifica è veramente molto compatta. Union Cassano e Arconatese con 6 punti, ma vedete Garlasco è settimo a 7, l'Atletico CVS a 8, e sono tutte molto molto vicine, classifica molto molto corta. Se mi date la, eccola qui, gli highlights di Magenta, Atletico CVS, andiamo a vedere che cosa è successo. Abbiamo giusto preso i 3 gol e alcune delle azioni più interessanti. Atletico CVS che viene da un periodo veramente difficile e che però parte subito bene, perché passa in vantaggio con il gol di Damiani al 34esimo del primo tempo. Tra l'altro volevo dire semplicemente ci può essere ancora sfortunato, perché venerdì si è bloccato ancora Cangelosi, quindi l'attacco ancora una volta rimaneggiato. Questa è un'azione della Magenta che prova a farsi vedere in attacco e dopo aver insistito al 6° minuto del secondo tempo riesce a riagguantare il pareggio. Questo è il passaggio in sulla parte sinistra, il cross in mezzo e poi la palla che viene ripresa in mezzo all'area da Giannini che segna il gol dell'1-1. Sì, qualche errore onestamente, qualche imprecisione ecco, della difesa del CVS, giustamente l'allenatore alla fine si è un po' rammaricato. 4 minuti che costano parecchio Atletico CVS, perché il gol del 2-1 arriva al 10° del secondo minuto, lo mette a segno Colombo e in modo anche abbastanza fortunoso e complice il portiere dell'Atletico CVS sa di fatto che la squadra di casa porta in porto il risultato, poi difendendolo fino alla fine, anzi riuscendo a rendersi pericoloso ancora in un paio di occasioni. Quindi 2-1 della Magenta con l'Atletico CVS, che permette alla Magenta di portare a casa 3 punti importante. Ci si chiede, anzi vorrei chiederlo di là, ma non so se lo sanno, che cosa succede sulla panchina dell'Atletico CVS, ne sapete qualcosa? Solida. Giulio scarica su uomo. Come sempre, no, io l'unica cosa che so è che mister Gazzola gli ha dato l'ultimatum per domenica prossima, se non fa risultato pieno. I 7 giorni. Sì, i famosi 7 giorni canonici, perché anche perché poi lo sapendo di me che da settimana prossima faranno 3 partite in una settimana, perché ci sarà la sosta del 1° novembre, e se non fa risultato domenica molto probabilmente cambierà il mister. Ti dico che uno dei tanti nomi che sta girando nella zona lì di San Giuliano è mister Tanelli, quel mister che ha fatto bene a San Giuliano e a Paolo l'anno scorso. Io invece posso dire che ritengo solida la panchina del CVS, secondo me è un bravo allenatore che farà carriera. Perfetto, quindi non siete d'accordo. La vedo diversa da Bobo. Vabbè, no, benissimo, esprimiamo ognuno la nostra opinione. Noi passiamo al girone B, dove però abbiamo un sacco di gol da andare a vedere, perché ce ne hanno segnati parecchi di gol nel girone B. Eccoli qui i risultati. La rivolta non è riuscita alla remontata questa volta, si è fermata sul 2-1 in casa dell'Arcellasco. Il San Colombano è tornato alla vittoria, l'ha fatto sul campo dell'Ardo Orlazzate. Il Cesarano, che già aveva sconfitto in Coppa Italia la Trevigliese, l'ha sconfitta anche in campionato, sì, 1-0. La prima sconfitta stagionale della Trevigliese e sì, in campionato. E poi c'è l'otto volante su cui è salita la Giana contro il contro veramente l'avversario del questo tutto mal capitato. Questo micidiale, l'8-0 della Giana, sì, con la Visnova. Con la Visnova. E poi il Mariano è andato a vincere sul campo dello Zanconti 3-2. E Valle Brembana con la doppietta di Galbiate si rimette in carreggiata, ottiene dei punti importanti. E questo Cavenago che zitto zitto, in attesa di piazzare un gran colpo, lo diciamo in esclusiva, in difesa a dicembre probabilmente piazzerà un colpaccio veramente importante, si porta zitto zitto alle spalle della Giana, che domenica andrà a San Colombano e quindi mira alle prime posizioni. Ma la notizia di giornata è che Luprino non ha segnato, ci ha pensato Arena che ne ha segnati 2, ma Luprino si è fermato a 14, mister, 14 gol in 8 gare. Non ho parole. Diciamo che
Lo vorrebbero tutti, un attaccante così. Complimenti. Andiamo a vedere la classifica, quindi, con la Giana che con i suoi 22 punti guida la testa della classifica, seguita a 20 punti dal Cavenago, il Mariano e il San Colombano a 17, il Cesarano a 16, qui si chiude la cosiddetta zona promozione con la zona playoff, e poi Desio, Trevigliese, Crema, Basili e tutte le altre, Milano e Real Milano e Visnova chiudono la classifica con 3 punti. Io chiedo a Daniele di commentare per noi gli highlights, quelli appunto di Zanconti Mariano terminata 2-3. Sì, Zanconti Mariano, la matricola di Treviglio gioca con una maglia arancione e maglia gialla per la squadra di Mariano Comense. La partita arbitrata dal signor Eladi Mohamed di Rovereto prende avvio e c'è subito un tentativo da parte della squadra di casa, un calcio di punizione che termina sul fondo. Il Mariano poi risponde, ci sono soprattutto Corno e Piazza che rendono veramente difficile la giornata la difesa della Trevigliese. Le immagini appunto prese dal sito Sport in Lombardia. Abbiamo poi un bellissimo dai vai al 25esimo. Corno, Piazza, ancora Corno, sull'uscita il portiere ribatte ma arriva ancora Corno che segna, quindi qualche imprecisione per la difesa del Mario Zanconti, ma c'è la rete del vantaggio al 25esimo del primo tempo che porta in vantaggio. Vediamo il tiro, il portiere ribatte, il difensore non è pronto e arriva subito ancora da distanza ravvicinata a Corno che segna il gol del 1-0. C'è poi ancora un'azione insistita da parte di Piazza, un tiro che termina di poco lato, e al 35esimo c'è un tentativo ancora di Piazza scatenato sulla sinistra. 36esimo, lungo rilancio, palla per Piazza che supera il portiere, cade poi a contatto con Vailati. Il direttore di gara assegna il calcio di punizione. Le proteste più che altro del capitano della Zanconti sono nei confronti del guardaline perché reclamava un presunto fuorigioco di partenza sul lungo lancio. Il direttore di gara non è di questo parere, assegna la massima punizione e vediamo che Corno, dopo essersi fatto respingere il tiro da mazza, trova comunque lo spunto per segnare. Quindi al 35esimo del primo tempo la squadra lariana è in vantaggio di 2 gol. C'è ancora un tentativo degli uomini di Brusaferri, un tentativo in 2 tempi, poi l'arbitro interrompe l'azione per un fuorigioco. Ancora un calcio di punizione battuto da Bonicalzi è stato uno dei migliori in campo alla conclusione del primo tempo. Le consuete belle immagini dell'intervallo ci portano poi alla seconda frazione di gioco. Subito alla prima occasione c'è il gol che viene segnato mentre un guardaline incespica, per fortuna non si fa male. C'è subito il calcio di rigore, contatto fra Rizzi e Vitali, è calcio di rigore che lo stesso Vitali realizza con un tiro alla destra del portiere Castoldi. Quindi 2-1 e tentativo di riaprire la partita. In effetti Brusaferri e Vitali spingono in avanti la Zanconti che ha poi una palla gol ma non riesce a sfruttarla. Poi c'è la segnalazione di fuorigioco. Bellissima secondo me occasione al quinto con Corno, bellissimo tiro, la palla colpisce la traversa, non ci sono i giudici di porta quindi impossibile stabilire se sia entrata o uscita. Dal replay onestamente sembrava fosse uscita, però io dico bel tiro. Ancora Vitali che è il giocatore più rappresentativo del Mario Zanconti, azione poi di rimessa, un gran contropiede di Piazza, entra in area, chiama il portiere all'uscita col sinistro, tocca col destro, secondo me anche questo un bel gol, e segna superando Mazza in uscita. Il gol del 3-1 chiude virtualmente il match. Non basta al Mario Zanconti il grande impegno che comunque questo va riconosciuto, profonde fino alla fine. Ci sono poi tentativi, c'è un bel tiro ancora di Bonicalzi dalla distanza. 42esimo, calcio di punizione dello stesso Bonicalzi, testa di Rulli che segna. E nel recupero poi non ci saranno più episodi, quindi il Mariano Comense si consolida nella parte alta della classifica, rimane al terzo posto a pari del San Colombano che chiusura del girone domenica affronterà sì in casa Giana capolista con 3 assenze pesanti perché ci saranno oltre agli infortunati anche Scietti squalificato a centrocampo e Tolomeo che sarà squalificato davanti. Quindi la Giana avrà. Ma di solito in emergenza si trovano forze per sì, perché poter reagire. Il San Colombano, come mister Magri, magari conoscerà la società, una società che investe molto coi giovani, però è chiaro che giocare senza i 2 attaccanti titolari non è facile per nessuno. Beh, ieri la Suardese ha giocato senza le 2 punte, sì. senza il tridente titolare e senza il portiere.
sì. Quello titolare quantomeno, per ecco, cui vabbè, questo non per giustificare la sconfitta sul campo della Sulbio Sommese, che magari sarebbe arrivata comunque visto la caratura della squadra. Ma guarda, io dico rapidamente, Diego Della Giovanna, di Lodi lo conosco bene, anche Bobo penso lo conosce, un allenatore che ama giocare comunque aperto, gioca sempre con le tre punte, non è il tipo che si lamenta più di tanto sulle assenze. Suardese, che sta comunque cercando, anche se lo trovasse fra gli svincolati adesso, un esterno classe 93 difensivo. Rimaniamo sulla partita però di Treviglio fra Gianconti e Mariano, andiamo a sentire Sandro Barbieri, il mister del Mariano. Parliamo di questa gara con Sandro Barbieri, che immagino sia soddisfatto di questa vittoria, soprattutto anche immagino perché la sua squadra ha saputo soffrire quando c'era da farlo. Sì, sì, abbiamo sofferto, ma secondo me è stato quel rigore un po' dubbio al primo minuto del secondo tempo loro che gli ha dato fiducia, noi siamo entrati secondo tempo non molto determinati, abbiamo fatto secondo me un bel primo tempo, abbiamo giocato bene, oltre i due gol abbiamo sfiorato spesso il gol senza mai concedere eccetto un tiro di Pastori da fuori, e secondo tempo è stata una bella partita, molto combattuta, azioni da una parte e dall'altra, forse c'era un gol già, noi la traversa di Corno mi sembrava dentro, però tutto sommato secondo me abbiamo meritato, abbiamo sofferto su questi calci piazzati e quell'azione che quasi è stato molto bravo Castoldi che ha evitato il 2-2. Commentavamo insomma telecamere spente del campionato di questa Giana, oggi 8 gol, è veramente la squadra top di questo girone? Sì, io penso che se la Giana non succede niente, penso che non abbia nessun rivale, perché è una squadra compatta, troppo forte fisicamente, giovani molto bravi, una rosa ampia, complimenti al Be perché ha fatto veramente una grande squadra e secondo me non vedo chi possa fargli perdere questo campionato. Quindi Mariano e le altre che obiettivi avranno? Mariano, speriamo di fare più punti possibili il girone d'andata e poi vedere la situazione. Adesso siamo all'ottava, abbiamo 17 punti, abbiamo più di 2 punti di media partita e questo già è tanta roba, dobbiamo cercare di fare punti ancora da qui alla fine, ma soprattutto noi abbiamo da metà novembre a fine dicembre un calendario difficilissimo, dunque lì vedremo il Mariano. Tutte le partite sono difficili, però giocare con la Giana, Cisarano, Ardor Lazzate e Desio non è una cosa semplice, poi se i numeri dicono che Visnova, Cantù e Zanconti hanno qualche punto in meno, forse c'è qualcosa che non va. È stato molto, naturalmente non ascoltate mai interviste che noi mandiamo in onda. Tu hai ascoltato, sì. Hai qualcosa da dire? No. No, va bene, quindi molto utile. Però allora Bobo e Giulio vi riassumo perché sicuramente voi sarete stati attentissimi, vero? Ok. Sandro Barbieri ha detto, secondo me la Giana è assolutamente la favorita e se non succede qualche cosa di particolare è la deputata a vincere questo campionato. Se il Cisarano non prende una prima punta, secondo me anche bisogna vedere a dicembre se il Cisarano opera un rinforzo, è che è lì che manca soprattutto, però il passo finora giusto lo sta tenendo solo la Giana. Il Cisarano sta un po' faticando, il San Colombano è una buona squadra secondo me che rimarrà lì fino alla fine, bisogna vedere un po' a dicembre cosa accadrà. Ma cos'altro volevi dire di così urgente, visto che mi sono arrivati dei messaggi minacciosi? No, ormai il discorso è passato però, no, sulla questione spalti di prima. Ah, ok, va bene, no, allora il discorso è effettivamente è passato. Allora, facciamo sentire anche la voce di Alessandro Brusaferri, il mister dello Zanconti, che sicuramente non può essere soddisfatto di come stanno andando le cose, anche se sapeva che il campionato della sua squadra sarebbe stato particolarmente complicato. Parliamo con il mister della Zanconti di questa gara. Allora, Sandro, una buona partita da parte della Zanconti. Non è bastato contro questo Mariano, però. Sì, diciamo che abbiamo fatto il possibile, non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo anche approcciato bene i primi 20-25 minuti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi di fronte avevamo una signora squadra, non a caso aveva il miglior attacco del campionato, sapevamo che davanti da metà campo in su erano molto pericolosi. Peccato poi nel secondo tempo, perché una volta fatto il 2-1 abbiamo avuto anche un'occasione o due per pareggiarla. Siamo stati lì un passo da poter pareggiare, invece poi abbiamo preso il 3-1 lì, poi è finita la partita. Ecco, io proprio in quell'episodio volevo chiederti lì, insomma, in 2-3 quasi contro 1 prendere gol, non sei stato un po' ingenuo la tua squadra? Sì, sicuramente in una situazione di superiorità numerica non dovevamo concedere il 3-1, però in questo momento probabilmente
Abbiamo anche qualche giocatore che sta cercando la condizione migliore, sappiamo che siamo in fase di rodaggio, sapevamo che il campionato era difficile, però ti ripeto, probabilmente il calendario non ci ha dato una grossa mano in queste prime 8 giornate che abbiamo trovato tutte quelle davanti. Credo che il nostro campionato inizi domenica, la domenica con la Rivoltana veramente deve iniziare il nostro campionato. Quindi sei comunque fiducioso per questa Zanconti, per come l'hai vista in questa prima fase del torneo? Fiducioso sempre, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, sappiamo che dobbiamo cercare di giocarcela con quelle 6 o 7 squadre che vogliono salvarsi, sarebbe da presuntuosi pensare di fare un altro tipo di campionato. Oggi abbiamo di fronte, una signora squadra, non a caso sono terzi in classifica, quindi credo sia giusto dare anche il merito agli avversari che si sono dimostrati superiori in parecchie situazioni. Avversari che hanno potuto contare su un grande Diego Corno, autore di 2 dei gol che hanno portato il Mariano alla vittoria. Sentiamo anche lui nell'intervista a fine gara con Antonio Milanesi. Finisce la gara di Treviglio, il Mariano vince con la Zanconti 3-2, grandissimo protagonista della partita Diego Corno. Allora, una super partita la tua, sei stato assolutamente decisivo, buona partita del Mariano, però anche la Zanconti non ha demeritato. Sì, diciamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, 2-0 era meritato, il secondo tempo un po' sulle gambe, abbiamo accusato un po' il colpo, loro sono una buona squadra, quindi ci stava soffrire un po'. Quindi siete stati bravi in tutte le fasi della partita, insomma, avete fatto bene davanti, avete sofferto, avete saputo soffrire quando c'era da farlo, quindi è arrivato il risultato. Sì, ci vuole sempre bravura, un po' di fortuna e tutto, però quando si rema tutti dalla stessa parte i risultati arrivano. E tu, insomma, hai dato molto in questa gara. Se poi personalmente riesco anche a far gol e dare il mio contributo alla squadra, sono ben felice. E adesso per il Mariano, sempre posizioni di vertice, cosa cambia anche con questa vittoria? Noi facciamo una partita alla volta, adesso vediamo poi a Natale dove saremo. Il mister ci dice pensare, come ho detto prima, una partita alla volta, dare sempre il massimo e poi alla fine vedremo dove arriviamo. In questa gara c'è qualcosa che non ha funzionato bene, dove c'è ancora da migliorare? Ma sai, quando prendi 2 gol c'è sempre qualcosa da migliorare. Davanti potevamo chiudere la prima nel primo tempo, sai, se vai in riposo sul 3-0 magari è più facile, diciamo, che poi il secondo tempo. Però dai, non è andata male. Adesso in classifica tu hai già andato primo terzo quasi di campionato, Gianna lì davanti, chi vincerà questo campionato e chi starà lì davanti secondo te? Chi vincerà, chi farà più punti? Vediamo, ci sono tante buone squadre e noi se potremo lottare, quando arriviamo prima arriviamo alla salvezza, poi vedremo dove si può arrivare. Questo è quello che ha detto il centravanti della Mariano, che si candida ad essere, vabbè, dopo una parte fra i protagonisti di questa classifica marcatori. Andiamo velocemente anche a vedere i risultati del girone C di eccellenza, dove la Grumelese è tornata a vincere, questa è sicuramente una notizia importante, ma lì davanti non molla nessuno, non molla lo Scanzo Pedrengo, non molla il Palazzolo, non molla il Civiverghe, non molla neanche il Sarnico. Tutte hanno vinto, con Grumelese, Travagliato, Nuvolera e Valle Camonica. Tu che sei l'uomo delle statistiche, Stefano, nemmeno un pareggio in questo girone. Solo vittorie o sconfitte, naturalmente, perché con il 5-1 del Civiverghe sul Sovere e il 3-1 dello Scanzo Pedrengo sull'Orsa Corte Franca. Trema la panchina della Dellese, così si dice, Di Innocenzi ha addirittura detto che potrebbe dare le dimissioni oggi, nel caso oggi in giornata ci fosse. Ha rassicurato che era già subentrato, quindi è già il secondo allenatore. La società ha detto che comunque dà fiducia ancora al mister. Secondo me è giusto, perché hanno già cambiato una volta, cambiare 2 sarebbe comunque metterebbe ancora più in difficoltà lo spogliatoio. In eccellenza, sì, mi sembra effettivamente sarebbe eccessivo. Troppo. Classifica anche qui, con in testa lo Scanzo Pedrengo, il Palazzolo a 19, il Civiverghe 17, il Sarnio a 14, Grumelese Valcaleppia 13, Travagliato e via tutte le altre. Chiude la Dellese con un punto, effettivamente in situazione abbastanza delicata. Messaggi. C'è un ultimo messaggio da Simone Vitali. Michele, digli che sei arrivato in ritardo perché dovevi allenarti a battere le punizioni. Il mio compagno di calcio che ci fermiamo spesso, Simone, tra l'altro ottimo giocatore, bravissima ragazza. Ma fra l'altro l'anno scorso è venuto qui, poi ha messo un filotto di gol, per cui continuiamo a dirgli vieni che mi portiamo bene, lo aspettiamo. Allora Simone, però anche senza invito sicuramente si sbloccherà, perché è un ottimo giocatore, anche se le punizioni perde sempre contro di me, quindi deve ancora migliorare. Vabbè, questo... chissà,
fare. Vabbè, vogliamo fare la sfida, non dire niente, ma sulle punizioni è meglio che non ti pronunci. Me la sono tirata, strano però. Diciamo che hai avuto un maestro di casa, sei un po' avvantaggiato. Allora, due secondi in mega chiusura. Noi abbiamo questo dubbio, io e Stefano, giustamente teniamo la vera squadra. Sì o no? Pirlo ha inventato qualcosa di nuovo sulle punizioni o no? Lei che è uno specialista, sì, rapido. Sì o no? Sì, sì. Allora, io saluto. Di più. Saluto Bobo e Stefano in collegamento. Stefano, sì. Ciao, buonasera. Bobo e Giulio, scusa, Daniele, Stefano e Clara, mi sto confondendo. Grazie alla famiglia Magrini di essere stata qui con noi questa sera. In bocca al lupo naturalmente per il settore giovanile del Milan e per il Caravaggio. Grazie. E magari ci rivediamo nel corso della stagione. Arrivederci, noi ci vediamo lunedì prossimo, 20:45 su Video Star. Forza Juve! Televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano? Forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su.